Si è svolta a Stilo la prima tappa di Bivongi Doc Fest, un viaggio tra i sapori e le tradizioni dei vini Bivongi Doc per scoprire e assaporare direttamente nei territori in cui nascono. Un grande evento a stretto contatto con chi produce i vini e con le storie affascinanti che arricchiscono ogni calice Bivongi Doc. Questo evento, dedicato al vino Bivongi Doc, ha offerto ai visitatori un'esperienza unica, combinando storia, cultura e buon vino. La degustazione è stata accompagnata da una narrazione che ha svelato la storia e le tradizioni vitivinicole locali, offrendo uno spaccato affascinante delle tecniche di coltivazione e delle peculiarità del vino. Abbiamo prima iniziato con le degustazioni in giro per la Calabria per far conoscere la denominazione, adesso giustamente dobbiamo far capire e far conoscere chi sono le persone che ci sono dietro la denominazione e che si impegnano per questo lavoro. Quindi abbiamo deciso di ospitare le persone, quindi wine lover, giornalisti, chi può al meglio comunicare il vino direttamente nelle cantine in modo che conoscano direttamente la realtà del territorio della DOC Bivongi. Spesso noi stessi non conosciamo quali sono le nostre produzioni, qual è la nostra unicità. Noi che siamo sul territorio non conosciamo che abbiamo all'interno del nostro territorio qualcosa di così importante, quindi è preferibile spesso venire a parlare della tipicità di una DOC, di un IGP, di una DOP nel nostro territorio per far conoscere la nostra gente, la nostra unicità, per poi poterla raccontare al di fuori del nostro territorio, per far sì che chi è abitante del nostro territorio sappia di che cosa parla quando va in giro. Oggi siamo qui con diciamo, giornalisti, amici, produttori di vino, una giornata organizzata dal Consorzio Bivongi. Per noi intanto è un grande onore far parte di questo consorzio perché, come ho sempre pensato, è un modo per valorizzare il territorio, portare avanti questa Calabria che effettivamente ha un sacco di potenzialità e ovviamente portare avanti la qualità dei prodotti. Abbiamo dei vitigni autoctoni che il Gaglioppo, il Greco Nero, il Calabrese che meritano veramente e quindi questa giornata può ovviamente mettere in luce proprio queste qualità, portare avanti il territorio ed è una bella giornata.